Eniroboma Basin è a compagnia da Eni, 100% da Eni, che è operatore qui in Mozambico da Area 4 per attività del progetto del Coral Sul e attività del offshore. Il desafio per l'industria dell'LNG cominciare con un periodo sostentato di bassa del prezzo del petrolio, che causò anche una bassa del prezzo del gas, perché nella maggioria dei casi il prezzo del gas è legato al Brent. E all'indisso, gli Stati Uniti d'America lanciarono operazioni e un progetto che visavano aumentare le esportazioni. E al mesmo tempo verificò-se un eccesso di capacità di produzione della parte d'Australia e da Russia. Intanto, tutto questo causò un eccesso di offerta nel mercato che abbassò il prezzo del gas. Além disso, a pandemia causou também uma redução da demanda. Então, no curso do ano 2020, devido a todos estes efeitos, o preço do gás chegou a mínimos históricos. E em Moçambique já recomeçamos as atividades de perfuração, retomamos as atividades de perfuração em janeiro para completar a perfuração e a completação dos 6 poços que são necessários para a produção. A Floating LNG vai chegar em Moçambique ao começo do ano próximo, do ano 2022. Então, tudo tem que ser pronto quando o navio chegar, quando a Floating LNG chegar em Moçambique. É uma atividade muito desafiante, sabemos, é uma atividade muito complicada e desafiante, mas nós sabemos que podemos contar sobre o apoio do governo moçambicano, che è molto prossimo alle attività e è compromettito nel buon sviluppo del progetto GAS, che va a beneficiare il Mozambico tutto. E anche il nostro parceiro. E voglio lembrare nuovamente il nostro parceiro di Area 4, che sono ExxonMobil, a CNTC, a Galp, a Cogas e a ENEAC. Quindi, con questo supporto, noi siamo confianti e siamo determinati a raggiungere questa prima produzione di LNG in Mozambico per l'anno 2022.